palazzo comunale e auguro un lungo e proficuo lavoro. Mi collego alla frase detto prima, da ieri dalle 18.30 quando c'è stata la confermazione, il comune di Manfredonia non è più il comune sciolto per un'operazione. Ci metto una mezza, la lacina, sì, io devo riprendere con tua figlia. Come ho detto l'altro giorno, Emiliano. Come ho detto l'altro giorno alla chiusura della campagna elettorale, dietro di me non c'è nessuno, se non lui, con il quale abbiamo stretto questo bellissimo patto di cambiare questa città, amici, e l'abbiamo fatto con questo passaggio. Adesso la responsabilità nostra e l'impegno che prendiamo tutti assieme con le nostre facce è quello di far crescere questa città. Ecco perché penso che noi ci vedrete sempre così sorridenti, ci vedrete così sempre assieme, perché è così che siamo partiti, condividendo solo il programma. E io voglio anche in questa giornata di festa di gioia che anche da parte loro venga detta veramente qualcosa, perché Gian Diego è giusto, in un percorso che abbiamo fatto tutti quanti assieme, è giusto che condividiamo anche questi momenti. Ma sono momenti belli che la città dovrà di ricordare in futuro, e soprattutto dovremo stare sempre così, perché l'obiettivo nostro è che questa città sia Manfredonia con la M maiuscola. Un minuto soltanto per dire che in altri tempi non avremmo mai sperato di sederci di stare da questa parte. È passata una galassia per il tempo e di metodiche. Ci ritroviamo oggi a vedere vinto una sfida, abbiamo puntato sul luogo giusto, siamo consapevoli della grande responsabilità che ci assumiamo di fronte a quasi 60.000 abitanti. I problemi sono notevoli, alcuni dei quali incancreniti, ma noi ci metteremo il nostro impegno con i nostri consiglieri comunali, con la nostra esperienza per chi ce l'ha e per chi non ce l'ha, l'acquisirà nel corso del tempo, e staremo realmente accanto al sindaco con grande senso di lealtà, che è il sostantivo che ci piace di più. Non ci saranno imboscate, non ci saranno guerriglie, perché il fine che ci prefiggiamo di conseguire è quello di aumentare e migliorare il decoro e la qualità della vita dei manfredoniani, per cui siamo felici di stare accanto al nuovo sindaco di Manfredonia, il 21° sindaco nella storia di questa meravigliosa città, e siamo fiduciosi che lavoreremo bene, tutti assieme, senza riserve mentali, con grandissima apertura, da inclusivi, aperti, liberi, senza che ciascuno possa sentirsi messo in agio. Chiunque voglia assumere, e lo ha detto il sindaco, voglia dare il proprio contributo, sarà ben accetto da questa amministrazione. Non ci saranno epurazioni, non ci saranno metodi bolscevichi, ci sarà invece un'amministrazione di gente moderata, responsabile,
sensibile, la gente ha creduto in Gianni, lo ha premiato, noi abbiamo dato il nostro contributo, da oggi per Manfredonia inizia una nuova era. Grazie a Gianni e grazie a tutti. La generosità che ci ha messo in questa campagna, nonostante gli attacchi che ha subito, noi siamo pronti a metterci ancora la faccia, anche davanti alla sua, se qualcuno lo volesse colpire. Anticiperemo la nostra faccia per non farlo colpire, perché Gianni siamo sicuri che farà bene. Dico queste parole oggi, le dico davanti a tutti, senza timore di essere smentito. Siamo in Consiglio Comunale, quindi questa cosa ci riempie d'orgoglio e ci impegneremo e, come ha detto Gino, ci metteremo la faccia per te anche su altri tavoli. Quindi io ti faccio in bocca al lupo a te e a noi affinché si possa lavorare, come dire, per il bene di questa città. Grazie a tutti. Tanti auguri e buon lavoro al sindaco e a tutto il consiglio comunale. Noi non saremo presenti, ma abbiamo dato lo stesso del nostro contributo, nonostante tutto, nonostante tutti gli attacchi, perché noi, quando abbiamo sempre detto, quando diamo la parola la manteniamo. Abbiamo dato la parola al sindaco e abbiamo mantenuto, nonostante tutto, le nostre attese. Noi auguriamo a tutti, al sindaco e a tutti i cittadini, di stare insieme, di lavorare, perché c'è tanto da fare. I problemi sono tanti, noi lo vediamo tutti i giorni sugli occhi di tutti, e quindi bisogna anche accelerare, perché siamo fermi su tante cose. Grazie. Da parte dell'Ufficio
quello che mi compete, insomma, per il lavoro che faccio e che facciamo, siamo pronti a lavorare più di dire cose e di dimostrare fatti. Quindi noi da parte nostra facciamo un grosso in bocca al lupo e quindi è con te porteremo avanti i progetti che ti sei prefissato di portare avanti per cambiare questo paese che ne ha realmente bisogno da tanti anni. In bocca al lupo. Buonasera a tutti. Gianni, io voglio recuperare un passaggio che hai fatto tu prima e più volte in questi giorni, in cui hai ringraziato la popolazione di Manfredonia. Chi ha seguito queste elezioni sa che io ero il coordinatore di un'altra coalizione che per tutto il primo turno ha dichiarato apertamente di volere il rinnovamento con tutta la forza che avevamo a disposizione. E questo è quello che abbiamo fatto anche al ballottaggio. Probabilmente qualcuno avrebbe preferito che ci fossimo tirati fuori dalla sfida, ma non fa parte di noi questo. Bisognava prendere una decisione e abbiamo deciso di sposare con il programma che abbiamo ideato per Manfredonia, abbiamo deciso di sposare il progetto di Gianni e siamo felici di festeggiare insieme questa nuova avventura. Grazie a tutti.